Buongiorno a tutti! Se voi sentirete la voce mena è perché mi sono messo le cuffie. Mi sono messo le cuffie. Comunque siamo sul campanile di Castelmartini insieme a Don Gianluca il parroco. E niente, vi voglio far vedere le campane. Questo è il campanone. Poi questo è l'elettromartello. Qua c'è il motore, l'MS16, perché i motori sono tutti MS16. Questa è la mezzana che batte le mezz'ore, questo batte le ore, questo elettromartello qua. Poi qui c'è il motore della mezzana, qua doppia mezzana e niente. Poi qua c'è la botola per salire, non vi devo dire che scala c'è perché in un minuto si è su perché è un campanile bassissimo, e vi faccio vedere il panorama. Allora cominciamo da qua. Allora fammi vedere, qua c'è il monumento dei caduti che hanno ammazzato, come vedete il restauro che lo devono ripulire quando c'è la commemorazione dei caduti. Poi qua c'è Monsummano Alto, c'è la chiesa di San Niccolò che però non suonano quelle campane, qui un po' tutta la strada. Poi di qua c'è il tetto della chiesa e di qua c'è i campi un pochino, qua c'è la villa banchieri, questa qua che c'è una campanella che però è guasta, mi è stato detto dal parroco. Qua siamo sul tetto della chiesa e ora aspettiamo le campane che suonano, praticamente battito dell'ora sul campanone e poi la distesa delle due campane, suonerà mezzana e questo. Tre suonano il sabato e la domenica e il campanone da sé solo si sente solo tutti i giorni a mezzogiorno. Vero, bravo! Mamma mia, grazie! Te non le sai tutte queste cose? No, non le so. Le so tutte. Adesso le riprendiamo. Una cosa da notare che questa, vi spiego a cosa suonano. Allora, la piccola suona alle 6:30 per dare l'ultimo richiamo della messa. Il campanone suona da sé solo a mezzogiorno il sabato e la domenica quando c'è la messa alle 6:30, mentre dal lunedì a venerdì, cioè i giorni feriali, suona questa e questa, proprio quelle che ora si sta per ascoltare. Qua c'è i fili che non bisogna mai toccarli perché danno la scossa. Comunque qua c'è un bel panorama, è bellissimo. Là si vede la strada e niente. Ora dovrebbe suonare il campanone, quello è l'elettromartello, ora gli dà, riprenderemo, ora gli dà, ora se suona... Sono le 6 e un minuto. Sono le 6 e un minuto. Siamo quasi, Quasi, Vieni, vieni qua. Guarda, guarda. Attendiamo un pochino. Sì. Aspettiamo un po' perché... Eccolo! Parti! Eccole! Eccole!
prima suonata. Aspettate. Che dite, ragazzi? Questa sì che è stata una bellissima suonata. Allora, questa è la classica ruotina, bellina, e questo è il motore della mezzana. Questo è il motore della mezzana, ve lo faccio vedere. Ok, questa è la piccolina, e niente, qui c'è il campanone, e niente, con che dire? Allora, grazie. Che dire? Allora, ringraziamo il parroco per averci fatto Don Gianluca Palermo. Grazie, ciao a tutti! Per averci fatto salire sul campanile, per avercele fatte sentire da su. Niente, qui c'è la mezzana che ancora si deve fermare e a quanto pare c'è una data stampata e niente, questo è il campanile che io desideravo tanto sentire. L'ho sentito parecchie volte, ma dalla cella mi sono emozionato. È del 1967 questa campana. E quindi questo è il campanone. Aspettate, aspettate, dammelo. Aspetta che vi faccio sentire il suono, eh. Senti là. Allora, che dire? Prima di concludere, giù, se avete notato, ci sono i buchi per le corde, perché prima non esisteva ancora l'elettrificazione, quindi i campanari, quando dovevano suonare, quando non esisteva i motori, si suonavano a corda. E quindi adesso noi riscendiamo e niente, con questo vi saluto e al prossimo video. Ciao ciao dal nonno Angelo, da Don Palermo e dal campanile, un po' dai monumenti di Castelmartini e dal Padule, dal mio campanaro, dal mattacchione di Lorenzo, che ovviamente sono io. Ciao, al prossimo video!